Buonasera, benvenuti a questo nuovo incontro organizzato dal Centro Culturale Primo Levi. Uh, questa sera iniziamo un percorso che continuerà nei prossimi mesi attraverso alcuni epistolari, epistolari di personalità molto illustri, molto famose. Uh, un percorso che abbiamo deciso di iniziare per tutta una serie di ragioni sperando che ovviamente la cosa possa interessarvi. Innanzitutto gli epistolari. Ci rimandano una immagine completamente diversa di questi grandi intellettuali, una immagine più privata, eh, perché dagli epistolari emergono quegli aspetti della realtà quotidiana, ma anche quella geografia emotiva che è propria degli intellettuali che scrivono. E che ovviamente non trova eh, quasi mai spazio nelle loro opere, ma che può essere utile per una maggiore comprensione, una migliore comprensione anche della loro riflessione intellettuale o quantomeno delle circostanze da cui questa riflessione intellettuale eh, spesso è stata condizionata o spesso è nata. E poi, perché, soprattutto quando si tratta di epistolari che fanno riferimento a epoche storiche particolarmente significative o eh, particolarmente drammatiche come è il caso di questa sera, gli epistolari ci consentono anche di guardare in filigrana i fatti storici e di comprenderli da una angolatura differente rispetto alla, eh, allo studio dello storico eh, rispetto al saggio storico, ci consentono di comprenderla come dire nella sua nel suo farsi, nel suo svilupparsi, eh, ci consentono di comprendere meglio forse certe dinamiche eh, che negli epistolari ci compaiono in maniera viva, vivace, eh, autentica. Iniziamo questa sera con eh, il testo che ha suggerito un po' questo percorso attraverso gli epistolari e che è la pubblicazione, l'edizione curata in italiano, curata dalla casa editrice Adelphi, dell'epistolario eh, Walter Benjamin Gershom Scholem. Una edizione che si intitola Archivio e Camera Oscura, uscita qualche mese fa, e che in qualche modo potrebbe essere letta eh, con un suo corollario, insieme unitamente a quello che a mio parere rappresenta il suo naturale corollario, cioè quell'opera di Gershon Scholem che si intitola Walter Benjamin Storia di un'amicizia, sempre pubblicata dalla casa editrice Adelphi. Walter Benjamin, Gershon Scholem, eh, due personalità unite da un'amicizia iniziata quando Gershon Scholem aveva 17 anni e Walter Benjamin 22, un'amicizia che è stata tragicamente interrotta dalla storia perché eh, Walter Benjamin si è... Eh, suicidato, poi ne parleremo nel 1940. Eh, nella notte tra il 6 e il 7 di settembre del 1940, mentre tentava, insieme a un gruppo di altri profughi, di varcare il confine tra la Francia e la Spagna, eh, interrotta dalla storia questa amicizia. Ma non interrotta eh, dal punto di vista, eh, diciamo, spirituale, perché il legame tra i due è continuato nei modi che poi vedremo. Il testo eh, che raccoglie l'Epistolario, il Carteggio, eh, Walter Benjamin e Gershon Scholem, eh, in questa edizione italiana, si intitola Archivio e Camera Oscura e comprende tutte le lettere che i due si sono scritti tra il 1932 e il 1940. Quindi in un momento particolarmente eh, drammatico della storia non soltanto personale di questi due personaggi, ma anche della storia tedesca ed europea, eh, soprattutto a partire dal 1933 per ovvie ragioni. Eh, è un epistolario che eh, rappresenta soltanto una parte del carteggio che era in percorso tra queste due grandi personalità e che ha avuto una storia, complessivamente considerato, ha avuto una storia molto travagliata che è legata alle uh, vicende di quel periodo. Uh, Walter Benjamin uh, ha dovuto abbandonare precipitosamente Berlino nel 1933, poco dopo l'ascesa al potere di Hitler, mentre uh, Scholem si trovava già nella Palestina del mandato britannico, dove aveva deciso di emigrare nel 1923. Uh, quando è emigrato eh, forzatamente, quando ha dovuto forzatamente abbandonare Berlino e in tutta fretta, Benjamin si era preoccupato di mettere in salvo la parte più consistente della sua biblioteca. Eh, entrambi, eh, e questo è un elemento che gli accomuna, avevano due biblioteche estremamente ingombranti da portare con sé. Eh, Benjamin non poteva certamente pensare di scappare eh, a Parigi. Parigi era eh, la scelta. Eh, la destinazione di esilio che lui aveva scelto per se stesso non poteva certamente pensare di scappare con una biblioteca così ingombrante. Quindi, eh, la maggior parte di questi libri, dei suoi libri, vengono affidati a un amico e quindi rimangono a Berlino. Eh, Benjamin, Benjamin porterà con sé i manoscritti ai quali stava lavorando in quel momento. Eh, nella sua abitazione berlinese restano eh, carte, inediti, appunti. Uh, che verranno sequestrati dalla Gestapo, uh, la quale persegui, mh, organizzerà una uh, perquisizione in questo domicilio. Sperava evidentemente di riuscire a mettere le mani su Benjamin, ma Benjamin si era già allontanato dalla città. Uh, quanto sequestrato dalla Gestapo è uh, quasi tutto scomparso, probabilmente distrutto, o forse magari venduto sotto banco a qualche collezionista, più probabilmente distrutto. Ma eh, una parte della corrispondenza Benjamin-Scholem è approdata a Parigi ed è rimasta poi a Parigi quando, eh, al momento dell'invasione eh, tedesca nel giugno del 1940, Benjamin, per l'ultima volta, è stato costretto a scappare. È stato costretto a scappare con l'acqua alla gola, raggiungendo il sud della Francia e quella Marsiglia dove operava l'Emergency Rescue Committee di eh, Varian Fry, del quale abbiamo parlato in diverse occasioni eh, al primo levi. Anche lui eh, verrà inserito nella lista eh, delle personalità da salvare, eh, nella lista elaborata da Varian Fry, che lo unirà a questo gruppetto di persone che appunto eh, all'inizio del settembre del 1940 cercheranno di varcare il confine. Beniamin non ha avuto fortuna, quel giorno lui e i suoi compagni sono stati respinti. Eh, succedeva talvolta che eh, questi gruppi di fuggiaschi eh, si dovessero confrontare con guardie particolarmente eh, lige al dovere o particolarmente insensibili al problema dei profughi. I suoi compagni di viaggio, ritornati come lui a Porbù, sono riusciti il giorno dopo a varcare il confine e quindi a salvarsi. Eh, lo ricordo: si trattava di attraversare poi tutta la Spagna fino ad arrivare a Lisbona, che era l'unico porto dal quale era possibile imbarcarsi per gli Stati Uniti. Benjamin non ha più voluto proseguire il suo viaggio, si è suicidato nella notte. Peraltro, come ricorda anche Scholem nella, nella biografia che ha dedicato a Walter Benjamin, eh, il. Il pensiero del suicidio è un pensiero che ogni tanto attraversa il suo epistolario, non possiamo legarlo soltanto alla drammaticità del momento. Certamente Benjamin era molto provato eh, da tanti anni di esilio eh, e non vedeva più per se stesso alcuna speranza, eh, ma indubbiamente in quella notte si è realizzato un progetto che anche in tempi... Eh, precedenti era stato ogni tanto accarezzato. Eh, Sholem è il sopravvissuto, è l'amico di Benjamin. Eh, Sholem per anni è stato eh, l'amico di Benjamin. Sholem aveva raggiunto dal momento in cui era emigrato in Israele, in Israele scusate, nella Palestina del mandato britannico e poi quando dopo la fondazione dello Stato eh, aveva raggiunto una posizione accademica di tutto rilievo e di tutto rispetto, era diventato uno dei più importanti studiosi della mistica ebraica a livello mondiale, ma è chiaro che questo ambito di studio è un ambito molto limitato, molto ristretto, non sono molti gli specialisti che si occupano di questo tipo di studi, soprattutto non lo erano in quegli anni. Nel mondo accademico più ampio, Scholem è rimasto per anni Uh, è stato per anni conosciuto semplicemente come l'amico di Benjamin. Il, il lavoro che lui ha fatto sulla memoria, la memoria di Benjamin, uh, lo ha reso uh, noto in una prospettiva differente. Uh, Scholem si è incaricato, uh, quando, uh, so, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è incaricato di conservare la memoria, della vita di Benjamin, non tanto del suo pensiero. Il suo pensiero era testimoniato dalle grandi opere di cui Adorno negli Stati Uniti eh, si è occupato di eh, pubblicare in edizione completa. Scholem ha preso per sé il compito, assunto per sé il compito, di eh, occuparsi degli scritti inediti e del loro epistolario. Un epistolario che per la verità si presenta senza un inizio e senza una fine, un epistolario molto anomalo se complessivamente considerato. Senza inizio perché eh, mancano eh, relativamente agli anni precedenti, eh, quelli considerati dal carteggio pubblicato da Delphi, mancano eh, 200 lettere di Scholem. E noi abbiamo lettere di Benjamin che sono però, Uh, rappresenterebbero però nel loro insieme un epistolario a senso unico perché le risposte di Scioler mancano. Possiamo immaginare che siano tra quelle carte che sono state sequestrate dalla Gestapo e che sono state distrutte. Uh, D'altra parte lo stesso epistolario uh, contenuto in questo libro di Adelphi ha una storia molto particolare alle spalle perché una parte di queste lettere uh, erano state. Uh, Trovate eh, una parte delle lettere di Benjamin, ovviamente. Erano state trovate dai russi al momento in cui sono arrivati a Berlino, sono state spedite a Mosca. Mosca poi le ha restituite alla Repubblica Democratica Tedesca. Scholem è venuto a conoscenza di questo e si è recato nella DDR, cosa che allora non era del tutto scontata, eh, negli anni '60 per poterle consultare. Eh, poiché aveva già in mente la pubblicazione di questo loro carteggio, almeno di quella parte che poteva essere ricostruita per intero, quindi con le lettere di entrambi, aveva chiesto di ottenerne eh, delle fotocopie. Ci sono voluti dieci anni per ottenerle e se facciamo un po' due conti, Sholem è morto nel 1982, eh, la pubblicazione di questo... Carteggio di questi otto anni completi di corrispondenza è avvenuta pochi anni prima della sua scomparsa e quindi possiamo legittimamente dire che Scholem abbia assolto eh, nella seconda parte della sua vita proprio al compito di archivista di Benjamin. La edizione italiana reca questo titolo: Archivio e Camera Oscura. Il concetto di archivio. È un concetto molto importante, è stato un concetto molto importante per entrambi. Partiamo da Benjamin, visto che in qualche modo, comunque in questo epistolario, l'accento cade su di lui. Benjamin, in una lettera che non è inclusa in questo carteggio, una lettera del 1931, dice di se stesso di avere la meticolosità dell'archivista. Eh, e lo dice con riferimento alla sua abitudine di conservare tutto quello che scriveva, non soltanto gli scritti completi già revisionati, sappiamo che eh, Benjamin rivedeva diverse volte, eh, revisionava continuamente i propri scritti, ma anche gli appunti, le annotazioni sparse. Tutto eh, doveva, secondo Benjamin, essere catalogato. Eh, Benjamin, in questa lettera, dice espressamente di voler. Di essere animato dalla volontà di creare un archivio eh, che avrebbe dovuto essere dei suoi scritti, che, dovu che avrebbe dovuto essere noto soltanto a Gershon Scholem, perché è una, lettera, eh, una di quelle lettere delle, mh, rivolte a Scholem, delle quali non abbiamo la risposta di Scholem, ma è molto chiara l'intenzione di, Be di Benjamin. E questa intenzione di nominare, per così dire, sul campo Sholem, l'amico Sholem, come archivista della sua opera, Benjamin la eh, ripeterà in un contesto ben diverso. Nel 1936, erano tre anni che Benjamin era in esilio, eh, la storia incalzava, la storia terribile della, eh, del nazionalsocialismo, eh, Benjamin sentiva in maniera sempre più forte. La precarietà totale della propria esistenza, e in questa lettera del 1936 ribadisce che di fronte alla, a fronte della precarietà eh, della sua esistenza, il fatto di sapere eh, che eh, potesse essere messo insieme un archivio. Delle sue scritti era per lui particolarmente importante e incarica proprio Scholem di diventare l'archivista delle sue opere. E qui compare molto chiaramente eh, il discorso dell'archivio come ancora di salvezza. Eh, non si tratta più semplicemente di conservare tutto quello che è stato scritto nella legittima consapevolezza del valore delle proprie opere. Qui si tratta eh, per Benjamin di dare a se stesso un'ancora di salvezza. Eh, la sua vita probabilmente andrà incontro a precarietà ancora maggiore, eh, si può anche dubitare che questa vita possa continuare, ma almeno eh, rimarranno le sue opere, rimarranno raccolte dall'amico che viene appunto investito di questo ruolo un ruolo che beh che ha assolto nel corso degli anni ripeto come ho detto dopo soprattutto dopo la seconda guerra mondiale con grande eh, con grande costanza con grande attenzione con una dedizione notevole dedicando eh, a questo lavoro tanto tempo eh, ben benjamin eh, nel carteggio pubblicato da Delphi, l'ultima lettera di Benjamin è del, mille, del gennaio del 1940. La risposta di Scholem è del febbraio del 1940. Poi, senza nessuna ragione apparente, il carteggio si è interrotto. E quindi Scholem è venuto a conoscenza della morte di Benjamin eh, con molto ritardo. Gliel'ha comunicata Anna Arendt. Anne Arendt è una presenza che talvolta compare all'interno di questo carteggio. Benjamin l'aveva conosciuta a Parigi, erano entrambi scappati a Parigi nel 1933 e Anne Arendt si era spesa molto eh, esattamente come aveva fatto anche Scholem, come hanno fatto altri eh, intellettuali dell'epoca per cercare di trovare eh, delle borse di studio, dei fondi per Walter Benjamin. Anarent in quel momento lavorava per alcuni comitati che si incaricavano di aiutare i profughi ebrei esiliati dalla Germania. Aveva rinunciato in qualche modo al discorso filosofico, lo aveva pesantemente messo da parte per necessità di ordine pratico, per lavorare e quindi assicurarsi la sussistenza ma si rendeva conto che questa strada non sarebbe stata praticabile per Benjamin, Benjamin era intellettuale a tempo pieno, non avrebbe mai, non sarebbe mai riuscito a eh, abbandonare il discorso filosofico per prendere un lavoro eh, per quanto molto eh, interessante anche molto utile come quello che faceva anna Arendt, eh, ma che eh, lo avrebbe obbligato a una scelta di questo tipo. Eh, e tra i due era nata anche una amicizia. Uh, Ann aveva cercato di coinvolgere Benjamin nel suo progetto di uh, uh, espatrio verso gli Stati Uniti. Avevano iniziato a studiare inglese insieme, ma la cosa poi non ha funzionato perché Benjamin non aveva una grande simpatia per la lingua inglese e non aveva un grande interesse per il mondo anglosassone. Benjamin era fondamentalmente radicato in Germania. Eh, e a Parigi. E questo emerge direi molto chiaramente dal, eh, da questo carteggio. Eh, comunque, è stata Anna Arendt che eh, venuta a conoscenza della tragica fine di Benjamin l'ha comunicata a Scholem. La reazione di Scholem è stata una reazione che ci è documentata dalla seconda moglie Fania, che peraltro non aveva molta simpatia per Benjamin, ma che racconta nelle sue memorie. Che eh, dopo aver letto la lettera di Anna Arendt che gli comunicava il suicidio di Benjamin Scholem è uscito di casa e non è rientrato per alcuni giorni. Quando è ritornato, ecco, quando è ritornato ha fatto proprio quel compito che già eh, nel 1936 Benjamin gli aveva affidato e eh, lo ha fatto proprio fino in fondo. All'inizio in maniera silenziosa, curando la pubblicazione. Dei suoi scritti, anzi, prima raccogliendo tutti gli inediti, andando alla ricerca eh, del materiale epistolare sparso ovunque eh, in giro per l'Europa, eh, una parte era anche a Parigi, anche lì è stata sequestrata, per cui è stato necessario ritrovarla. Quindi, prima ha agito in maniera silenziosa, poi, poco per volta, negli ultimi anni della sua vita, Scholem ha incominciato a parlare di Benjamin. Ha incominciato a accettare di fare conferenze dedicate a Walter Benjamin, di partecipare a convegni dedicati a Walter Benjamin, nei quali eh, ha parlato, non si è limitato più a un lavoro di raccolta e di pubblicazione, quindi a un lavoro dietro le quinte. Ha parlato eh, non semplicemente per, eh, diciamo, raccontare chi fosse stato Benjamin, ma in qualche modo anche per proseguire il dialogo con lui quel dialogo che eh, da questo carteggio eh, compare, emerge in tutta la sua densità, in tutta la sua corposità, un dialogo estremamente sostenuto, eh, a volte anche caratterizzato da momenti di difficoltà, eh, a volte anche caratterizzato da tensioni, perché eh, in queste eh, lettere si confrontano due personalità completamente differenti che avevano anche fatto scelte. Eh, non soltanto intellettuali ma anche di vita completamente differenti. Allora proviamo un po' a vedere quali sono i contenuti fondamentali di questo carteggio senza ovviamente eh, pensare di poter esaurire per ragioni di tempo eh, tutto quello che questo archivio eh, epistolare ci può eh, dare. Intanto compaiono dei riferimenti di carattere eh, strettamente autobiografico, eh, riferimenti alla loro, alle loro famiglie. Eh, qui forse vale la pena di inquadrare un po' queste due persone, queste due personalità. Eh, Walter Benjamin e eh, Scholem erano entrambi berlinesi, anche se due berlinesi di tipo completamente differente, molto più estroverso, molto più eh, eh, immediato e diretto Scholem, eh, molto più eh, riservato signorile, introverso Benjamin. Venivano entrambi da due famiglie di buona borghesia, eh, di buona borghesia ebraica, ma dove l'ebraismo non eh, rappresentava più nulla di preciso. Eh, anzi, il padre di Sholem, eh, che forse da questo punto di vista aveva un atteggiamento ancora più radicale rispetto alla cerchia familiare di Benjamin, il padre di Sholem aveva guardato con sconcerto al figlio che sedicenne aveva deciso di cominciare a prendere lezioni di ebraico. Uh, alle lezioni di ebraico Scholem dedicava ben 15 ore alla settimana, che era uh, un numero di ore notevole, tenuto conto uh, che uh, aveva anche altri impegni di studio. E dallo studio della lingua ebraica Scholem era poi passato molto rapidamente allo studio del Talmud e poi allo studio della mistica ebraica. E a quel punto il padre, che prima era rimasto sorpreso e poi aveva guardato questi interessi del figlio con sempre crescente sconcerto, eh, a un certo punto ha posto una sorta di ultimatum che ha determinato la loro rottura. A 18 anni, eh, Benjamin, eh, Scholem eh, abbandona la casa paterna con un diatico di 100 marchi, va a vivere in una pensione di Berlino. Eh, di questa rottura con il padre si parla eh, nel corso del carteggio, eh, ma se ne parla come un dato di fatto ormai consumato da tempo. Eh, va a vivere in questa pensione di Berlino dove incontra eh, altri eh, giovani eh, molto eh, precoci e molto precocemente orientati verso eh, studi in campi differenti. Eh, aveva già conosciuto Benjamin, si erano conosciuti quando lui, appunto, aveva 17 anni, Benjamin, 22. Si erano conosciuti in occasione di una conferenza eh, tenuta da Benjamin, alla quale Scholem aveva partecipato. Ed era immediatamente nata un'amicizia che si era poi cementata col passare del tempo. Eh, a 18 anni, quindi dopo un anno che si conoscevano, eh, Scholem aveva passato. Alcuni mesi in Svizzera insieme a Benjamin e alla prima e alla moglie di Benjamin, Dora. Eh, e quindi ecco, nel loro epistolario, ovviamente tutto questo, nell'epistolario eh, pubblicato, tutto questo è già alle spalle, ma ogni tanto eh, tutto questo ritorna, eh, ritornano anche i riferimenti alle scelte che poi. Eh, hanno fatto entrambi scelte, eh, come dicevo, di vita o, di, eh, o intellettuali. Eh, Sholem si immergerà sempre di più. Eh, si era immerso sempre di più negli studi mistici, facendo nel proprio campo di indagine la Cabala diventerà il eh, suo settore privilegiato di indagine, più in generale anche la cultura ebraica. Eh, diventerà un sionista convinto. Tanto che nel 1923 decide di emigrare nella Palestina mandataria, dove avrà eh, la possibilità di sistemarsi senza grosse difficoltà. Troverà subito un incarico come bibliotecario, eh, un incarico che gli consentiva di avere molto tempo per portare avanti i propri studi, mentre Benjamin mh, continuerà per tutta la vita a fare, eh, come dire, l'intellettuale, eh, senza fissa dimora e senza fisso lavoro, nel senso che Fondamentalmente Benjamin rimarrà a vivere a Berlino, ma alternando i suoi soggiorni berlinesi con eh, soggiorni sempre più lunghi in Francia, in modo particolare a Parigi, che è un po' la sua seconda patria, ma eh, non esiterà a spostarsi eh, attraverso eh, l'Europa, eh, animato da una sorta di inquietudine che lo caratterizzava già prima dell'inizio del vero e proprio esilio. No? quando questa inquietudine diventerà esponenziale sarà anche legata a uh, perenni difficoltà di carattere economico. Ecco, questa è una delle cose che si incontrano spesso nelle lettere di Benjamin, mentre l'amico Scholem non ha mai dovuto affrontare uh, problemi economici particolari, pur non godendo di una situazione estremamente florida, ma insomma aveva un suo lavoro regolare, uno stipendio, quindi la sua vita è stata sicuramente molto più eh, assestata e tranquilla da questo punto di vista, Benjamin anche prima eh, degli anni dell'esilio con le difficoltà economiche ha sempre dovuto combattere. Eh, negli anni 20, nella seconda metà degli anni 20, si era consumato il suo divorzio da Dora eh, e questo divorzio gli era costato sostanzialmente la sua quota di eredità. Eh, la famiglia di Benjamin era stata minata suoi, eh, nel suo benessere economico da quella spaventosa inflazione che aveva colpito la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Eh, la quota di eredità eh, di Benjamin non era già in partenza eh, una quota particolarmente ricca, eh, è stata eh, consumata diciamo, per eh, le spese processuali di questo divorzio che è stato Veramente una vicenda abbastanza devastante, e poi per le spese di mantenimento della eh, ex moglie del figlio Stefan. Eh, Condora, peraltro, e questo è un altro eh, di quegli elementi di vita quotidiana che compaiono chiaramente nell'epistolario: con Dora si ristabiliranno eh, dei buoni rapporti proprio negli anni dell'esilio. Anche Dora, ovviamente, era stata costretta a lasciare la Germania. Eh, e eh, soggiornerà a lungo in Italia, a un certo punto aprirà una pensione a Sanremo per garantirsi eh, qualche introito in più e eh, a testimonianza di un rinnovato rapporto con Benjamin dopo il momento burrascoso del divorzio, lo ospiterà a lungo per alcuni mesi in questa pensione eh, sollevandolo notevolmente perché eh, vivere eh, nella pensione di Dora per Benjamin significava non avere spese di eh, affitto. Eh, C'è una lettera eh, che Benjamin eh, scrive a Sholem nella quale eh, si discute di un fantomatico progetto di trasferimento di Benjamin in Palestina e Benjamin dice di aver bisogno di una cifra per poter vivere dignitosamente, di una cifra di 2.400 franchi all'anno, una cifra effettivamente modesta. Che l'amico eh, non è eh, in grado di eh, garantirgli per una ragione molto semplice: eh, che eh, l'emigrazione di Benjamin sembrava a Scholem molto difficile, Benjamin non conosceva una parola di ebraico. Scholem gli aveva procurato a un certo punto una borsa di studio perché cominciasse almeno a studiare la lingua mentre era a Parigi, ma Benjamin, sempre afflitto da preoccupazioni economiche, aveva speso questi soldi. Per pagarsi i debiti, sostanzialmente per mantenersi alcuni mesi. E non sembrava essere molto interessato a fare eh, seri tentativi in questa direzione. E Scholem era consapevole, seppure eh, con grande eh, dispiacere, del fatto che eh, oltre a questa eh, mancanza agisse anche il particolare tipo di filosofia che Benjamin. E di studi che Benjamin stava sviluppando e che eh, avrebbero difficilmente potuto trovare una collocazione all'interno eh, del mondo eh, eh, dell'Università di Gerusalemme o del mondo, eh, diciamo, intellettuale accademico presente eh, in Palestina. D'altra parte, eh, con analoga, eh, eh, diciamo, scarsa convinzione, Benjamin ha eh, pensato in determinati momenti del suo esilio a un eventuale trasferimento negli Stati Uniti, eh, negli Stati Uniti eh, era, era emigrata la scuola di Francoforte. Con la scuola di Francoforte Benjamin aveva dei rapporti, peraltro, molto complessi. È una questione eh, veramente molto articolata, quella dei rapporti tra lui, Adorno, Keimer e gli altri esponenti della scuola di Francoforte. Lo è sul piano personale, ma lo è sul piano anche. Eh, come dire intellettuale, ideologico. Eh, e lo stesso Scholem avanza da questo punto di vista delle riserve relativamente a questi rapporti all'interno di, eh, di questo carteggio. Però, anche lì, al di là di tutto questo, eh, nelle lettere di Walter Benjamin si può notare molto chiaramente come questo, questa migrazione verso gli Stati Uniti non fosse se non una infatuazione del momento. In realtà, come dicevo prima, Benjamin era profondamente radicato in Francia, era profondamente radicato a Parigi, era profondamente radicato all'interno della cultura, del contesto europeo. Agli Stati Uniti penserà soltanto all'ultimo, quando si rivolgerà a Varian Fry, purtroppo con l'esito che ho detto. E comunque tutti questi elementi compaiono nell'epistolario, come ad esempio da parte di Scholem, giusto per ritornare agli elementi di carattere privato e personale che questo Epistolario ci ricorda, eh, compaiono eh, elementi della sua vita, eh, le sue vacanze all'interno in diverse località della Palestina mandataria, il suo secondo matrimonio, eh, la fine del precedente matrimonio e il secondo matrimonio, il tentativo di allacciare rapporti con personalità della cultura presenti all'interno di quell'area geografica, ma anche questo è un altro elemento che li accomuna, la preoccupazione per i propri familiari, in modo particolare per alcuni dei familiari rimasti in Germania. Sholem allude spesso alla madre che ormai molto anziana si eh, rifiutava da tempo, eh, da quando Hitler era salito al potere, nonostante le insistenze dei figli, eh, continuava a rifiutarsi di lasciare la Germania. Sappiamo poi dalle lettere eh, di Scholem che la Germania, eh, la madre l'ha lasciata all'ultimo momento, nel 1939, quando ormai non era più possibile portarsi dietro nulla, per cui eh, sia lui che gli altri figli hanno dovuto farsi carico delle spese di viaggio, spese particolarmente ingenti perché la madre aveva scelto di, andarsi a, ehm, di andare a vivere in Australia dove appunto eh, si erano trasferiti due dei figli. Ma Benjamin e Sholem avevano in comune un fratello, entrambi avevano un fratello che era stato arrestato nel 1933. Come oppositore politico. E quindi in tutto il carteggio ricorre spesso eh, il riferimento a questo fratello del quale eh, nessuno dei due aveva più eh, notizie. Eh, ci sono poi tutta una serie di altri eh, temi. Eh, le, gli studi, innanzitutto, ecco, dominante è la, eh, il racconto eh, delle amicizie e eh, delle relazioni che entrambi avevano nei loro luoghi eh, di residenza, eh, anche qui con eh, momenti di tensione. Ad esempio, eh, Benjamin, lo sappiamo, a un certo punto aveva fatto amicizia con Brecht eh, e eh, si era anche diverse volte recato in Germania dove Brecht viveva in esilio. Uh, questa amicizia uh, di Benjamin con Brecht non convince Scholem, il quale uh, lo dichiara abbastanza apertamente. Non lo convince soprattutto per una questione di carattere ideologico, perché Scholem vede in Brecht la volontà di forzare Benjamin in direzione di un marxismo che secondo Scholem non rappresenterebbe uh, una... Uh, eh, non avrebbe una risonanza autentica nel pensiero di eh, Benjamin. In altri termini, vedo un po' eh, l'influenza eh, di Brecht in questo senso, eh, analoga all'influenza esercitata anche dalla scuola di Francoforte, come qualcosa di negativo che sta spingendo eh, Benjamin su una strada che non è la sua e qui all'interno di questo eh, carteggio ovviamente su questa questione si apre un ampio dibattito che non è esente da tensioni, perché eh, anche in un'amicizia molto solida come è quella tra eh, Benjamin e Scholem e eh, come sono tutte le amicizie molto solide, i momenti di tensione non mancano, d'altra parte erano due personalità molto particolari e eh, abbastanza, come dire, entrambe abbastanza imponenti. Erano due personalità molto diverse, non soltanto a livello di carattere, uno più estroverso e uno più riflessivo, come dicevo prima, più introverso, ma era proprio un diverso modo di rapportarsi alla realtà. Benjamin è l'uomo dei punti interrogativi. Lo dico prendendo spunto da una sua dichiarazione contenuta in una lettera, no? In una lettera del periodo dell'esilio, in cui lui dice: Ho tanti punti di domanda dentro di me quanti sono gli incroci eh, delle strade a Parigi. Eh, quindi le domande, no? eh, era l'uomo delle domande, degli eterni perché, dei punti interrogativi. Mentre Scholem era molto più assertivo, potremmo dire in qualche modo l'uomo del punto esclamativo. Eh, e eh, questa è una differenza che a volte nel carteggio si fa sentire in maniera abbastanza chiara, in maniera abbastanza evidente. È un carteggio che contiene anche uno scambio intellettuale molto stimolante, molto interessante. Si occupavano di, ambienti, di ambiti completamente differenti. Eh, quando ad esempio Walter Benjamin manda eh, a Sholem. L'archivista Scholem gli manda copia del suo volume finalmente concluso eh, dedicato a Baudelaire, il saggio di Benjamin su Baudelaire. È uno dei saggi che più ricorrono, che più vengono citati in questo carteggio ed è un'opera eh, di eh, una delle grandi opere di Benjamin. Ecco, Scholem legge questo libro, eh, questo saggio, eh, dichiarando poi candidamente nella lettera di risposta a Benjamin che eh, lui non è in grado ha letto questo saggio, lo ha apprezzato molto, ma non è in grado di esprimere un giudizio critico perché lui non conosce assolutamente Baudelaire. La stessa cosa vale per Benjamin quando eh, l'amico Sholem gli manda le proprie pubblicazioni eh, sulla mistica ebraica, su questioni molto specialistiche relative a questo mondo. Eh, Benjamin non aveva una grandissima familiarità con la cultura ebraica, certamente non una familiarità paragonabile a quella di Scholem. Ecco, allo stesso modo, diciamo, la, la reazione di Benjamin è analoga a quella di Scholem. Entrambi imparano dall'altro, pur non potendo eh, esprimere un giudizio critico su quello che l'altro ha scritto proprio perché eh, si tratta di argomenti che esulano eh, dal proprio eh, orizzonte intellettuale. C'è però una cosa che li accomuna, eh, forse non è l'unico tema che li accomunava, l'unico interesse eh, culturale che avevano in comune, ma in questo carteggio compare ripetutamente ed è l'interesse per Kafka. Di cui tra l'altro nel 1934 ricorreva il, il decennale della morte, e proprio in quell'anno e nei successivi eh, all'interno del carteggio il nome di Kafka compare ripetutamente. Eh, mm, Benjamin, sia Benjamin che Scholem hanno lavorato sul pensiero di Kafka, hanno cercato di. Eh, come dire, elaborare una propria interpretazione di, questa, eh, di questo pensiero così eh, arduo, così eh, particolare. Ehm, altro elemento presente all'interno di questo carteggio, o meglio, altro elemento che connota questo carteggio e eh, è anche l'elemento sul quale mi piace eh, concludere questa nostra breve conversazione. Ehm, la storia. La storia compare molto chiaramente eh, all'interno del carteggio, eh, compare con eh, analisi di grande lucidità da parte di, beh, di Scholem. Eh, Scholem, ad esempio, nel 1933, in una lettera eh, del 1933, dice molto eh, chiaramente: eh, per gli ebrei non c'è nessun futuro in Germania. E la stessa cosa dice anche rivolta a Benjamin, la tua scrittura non avrà un futuro in Germania. Eh, Schollemera eh, non poteva certamente immaginare l'orrore della Shoah, quella che sarebbe stata l'orrore della soluzione finale, ma gli era molto chiaro che il nazionalsocialismo eh, non si sarebbe fermato alle prime minacce. Eh, gli era molto chiaro probabilmente la distanza geografica rendeva ancora più lucida da questo punto di vista la sua percezione dei fatti e la sua analisi, senza contare che Sholem vedeva arrivare in Palestina eh, tanti ebrei eh, scappati nel, subito dopo l'arrivo al potere di Hitler o anche eh, negli anni successivi eh, che affluivano in Palestina nonostante le limitazioni eh, poste dal governo britannico all'immigrazione sempre più disperati, disperati non soltanto per la violenza che avevano subito eh, in Germania, ma anche disperati per aver dovuto abbandonare dietro di sé eh, le loro vite, il loro mondo e consapevoli che non sarebbero mai più riusciti a ritornare a recuperarli. Uh, e c'è una notazione da questo punto di vista molto, molto interessante, molto significativa, storicamente interessante perché poi così è stato e forse è un elemento sul quale uh, uh, varrebbe la pena di riflettere. Uh, Sholem dice stanno arrivando in Palestina uh, insegnanti, uh, m, avvocati, medici, scienziati artisti, musicisti quando qui avremmo bisogno soltanto di operai. Una notazione che ci rimanda alle enormi difficoltà delle, eh, della immigrazione intellettuale no? eh, che eh, si confronta con problematiche molto particolari eh, pensiamo soltanto alla lingua no? per un intellettuale, uno scrittore un eh, insegnante eh, un filosofo, la mancanza della lingua di una perfetta Possesso della lingua ovviamente già di per sé stessa un grosso eh, handicap di partenza. Ehm, C'è anche la storia, ci sono anche alcune notazioni sulla storia della Palestina in quegli anni, eh, ad esempio eh, nel col progredire degli anni 30, Sholem eh, denuncia all'amico le sempre maggiori difficoltà che l'ishuva ebraico sta vivendo perché da parte eh, araba il mondo sta eh, montando un'ondata di antisemitismo che prima non si era eh, registrata e noi sappiamo storicamente eh, anche quello che è successo, no? sappiamo dei contatti tra il Gran Mufti di Gerusalemme e Hitler, sappiamo delle visite che gli emissari di Hitler avevano fatto in Medio Oriente, della diffusione in quell'area del... Eh, di quel famigerato libro eh, dei Savi di Sion che eh, era eh, così amato dal nazionalsocialismo. Quindi possiamo eh, ricostruire quello che sta dietro a queste preoccupazioni di Scholem con molta, con molta precisione. Eh, nello stesso eh, momento, ecco, dall'altra parte, dalla parte di Benjamin, eh, accenti sempre più eh, consapevoli della impossibilità di eh, eh, vedere una soluzione rapida eh, della, eh, eh, di questa situazione. Il, la consapevolezza che il nazismo è destinato ancora a durare, eh, che il nazismo non è un fenomeno passeggero. Eh, a questo proposito vorrei però anche ricordare una cosa. Eh, questo non è un archivio della disperazione. Um, questo è un archivio dove la disperazione, la drammaticità della situazione, la disperazione che questa drammaticità può indurre viene combattuta attraverso il lavoro intellettuale. È un archivio di resistenza. Eh, è come se questi due intellettuali eh, avessero tacitamente deciso, entrambi, di contrapporre al nazionalsocialismo. Che si sta poco per volte impadronendo dell'Europa, pezzo dopo pezzo, di contrapporre al nazionalsocialismo dilagante, alle forze del male dilagante, quell'unica forma di resistenza che per loro è possibile, che è la resistenza della cultura. La cultura non salverà dall'ascesa al potere del male, ma la cultura è l'unico baluardo, l'unica forma di resistenza che contro il male è possibile organizzare se non altro perché ci sarà un dopo, dopo e eh, nel dopo si dovrà procedere a una ricostruzione e questa ricostruzione avrà bisogno della cultura, perché la cultura eh, è l'unica eh, alla quale possiamo fare riferimento per una costruzione di valore, per una ricostruzione che eh, allontani eh, da eh, certi pericoli, per una costruzione che metta al riparo dal male dopo che il male si è manifestato e che ha dimostrato la propria, la propria forza. Quindi non un epistolario della disperazione, un epistolario di resistenza, un carteggio di resistenza e un carteggio in cui la cultura è chiamata in causa eh, direttamente, è in primo piano. Eh, mi piace ricordare un'ultima cosa prima di concludere questa conversazione. Nel 1933, quando Benjamin eh, a Berlino aveva assistito all'ascesa del potere di Hitler, nelle settimane precedenti la sua fuga precipitosa verso Parigi e questo lavoro poi è continuato anche dopo, Benjamin inizia a scrivere, eh, inizia la prima stesura di quella piccola opera, ma eh, molto densa, molto interessante, forse più nota di tante altre perché non è un saggio di carattere strettamente filosofico, è teoricamente una sorta di autobiografia. Questa piccola opera è Vita Berlinese, è diciamo, un'opera che nasce dal recupero di schegge di memoria. Sono schegge di memoria di un mondo. Che, eh, che non c'è più. È una sorta di eh, mondo di ieri che, eh, per usare il titolo di Stefan Zweig, che eh, Benjamin recupera nel momento in cui il nazionalsocialismo eh, sale al potere e in cui per tanti inizia la persecuzione e l'esilio. Eh, schegge di memoria per contrastare il male, eh, recuperare la memoria di quel mondo che era in parte già eh, messo, era stato in parte già messo a repentaglio dalla prima guerra mondiale, <coughs> scusate, e che eh, salterà, si incrinerà, si frantumerà completamente con l'avvento del nazionalsocialismo al potere. Eh, il, diciamo, il messaggio che eh, si può ricavare da questa, questo scritto, che ha impiegato. Uh, ha impegnato Benjamin per alcuni mesi, del quale si parla spesso nel carteggio con Scholem. Ecco, il messaggio che noi possiamo ricavare da, queste, da questo carteggio e da questo scritto è che, come dicevo prima, la memoria di ciò che è stato, eh, la memoria di un mondo dove il male non aveva ancora assunto quella connotazione estrema, per usare l'espressione di Anna Arendt, che il nazionalsocialismo gli ha dato. E la cultura eh, sono le uniche due, eh, gli unici due appigli, eh, le uniche due ancore di salvezza che noi possiamo trovare per noi stessi eh, e per la civiltà eh, occidentale eh, nei momenti estremi. E eh, con questo vi eh, lascio, vi ringrazio per l'attenzione e eh, spero che questa conversazione possa aver suscitato in voi un certo interesse per eh, questo archivio e Camera Oscura, per questo carteggio e anche per i due protagonisti di questo carteggio. Grazie e eh, alla prossima occasione.